Nella puntata precedente, un dramma annunciato era alle porte. L'elica stampata in 3D 2 anni e mezzo fa, ormai con la plastica fragile per l'umidità, ha totalmente ceduto. Ma per fortuna non è andato perso nulla nel lago, soprattutto la mia voglia di sperimentare. Buongiorno a tutti e benvenuti su Satilab. In questo video vedrete moltissimi esperimenti. Alla ricerca del sistema di propulsione per il mio catamarano autocostruito che ho qui sotto al sedere, realizzato con i fusti di birra. Un esempio ce l'avete qua davanti, un motore fuoribordo con un'elica stampata in 3D, per la serie Che cosa potrebbe andare storto? Wow, tadan! Ed eccola qua, ristampata con la Prusa MK4, la nuova elica, questa volta tutta in un pezzo, in PETG nero. Dopo una stampa di 17 ore, il risultato è perfetto. Speriamo che questa tenga senza rompersi. L'idea è quella di realizzare un motore fuori bordo con un supporto di alluminio e la trasmissione a catena, sfruttando il materiale che ho qui in laboratorio. Rimane da creare ancora qualche elemento per completare l'opera. Per muovere il tutto mi serve un pacco batterie da 48 volt e ho trovato questo quadretto elettrico di recupero con già installato un sezionatore da ben 63 A, perfetto per essere l'interruttore principale del sistema. Sulla scatola taglio uno slot per inserire il display del misuratore. Ho usato delle batterie LiFePO 4 formato standard che avevo preso per il mio sistema fotovoltaico di prova. Per arrivare a 48 volt ne devo usare 4 che collego in serie, grazie a dei cavetti con jumper a fast on. Fatti i primi collegamenti, meglio controllare con il multimetro e nel mio caso a circa 53 volt con le batterie tutte cariche al massimo. Proseguo i collegamenti sempre con fast on per le batterie e devo modificare leggermente il controller del motore estendendo i cavi di alimentazione in modo da poterlo collegare al sistema. Lo posiziono nel quadretto insieme allo shunt di misura della corrente e al sezionatore da 63 A per poi finire i collegamenti necessari. Collego anche la manopola dell'acceleratore inclusa nel kit del motore, con tanto di comando di accensione e retromarcia, ed eseguo i collegamenti tra motore e controller usando una morsettiera a vite vecchio stile. Pronto per vedere fuoco e fiamme, chiudo tutto. Attivo l'interruttore generale. Ci siamo, molto bene. Interruttore di comando del motore. E qui non va niente. Ottimo. Il problema era un cavetto di un connettore che si è staccato e maledetti che fanno le cose al risparmio, che poi si rompono. Ripristinato il tutto con un goccio di stagno. Ci riprovo, questa volta vediamo che vada tutto bene. Interruttore principale su. Abilitazione. Ed eccolo qua. Verificato il funzionamento, voglio andare a misurare quant'è la reale corrente assorbita dal motore per vedere se lo schermino è abbastanza calibrato. Operazioni che di solito non è il caso di fare, con la pinza attivo il sezionatore rotativo, pinza amperometrica alla mano. Portato il motore a regime con circa 1 A misurato dalla pinza, il display segna circa la stessa corrente, quindi collaudo superato. E verifico anche che la tensione indicata di 52,8 V sia la stessa del pacco batterie, controllando con il multimetro, per poi passare alla parte meccanica. Ed ecco come usare il trapano a colonna come tornio, pronti a farsi male. Con il trapano tornio realizzo un foro filettato per l'arderino su cui si monta l'elica stampata in 3D, per poi procedere assemblando il tutto sul supporto con il motore. E infine monto tutto il motore su un asse che andrà dietro al catamarano in modo che risulti come un motore fuori bordo, che era proprio l'idea iniziale. Finiti di stampare anche gli ultimi pezzetti, direi a questo punto decorativi visto il colore, sempre con la Prusa. Monto il carter paracqua per evitare che gli spruzzi della catena arrivino dentro al motore, e questo un suggerimento raccolto nei commenti del video. Stretto il dado di serraggio del pignone e chiuso il coperchio, provo il tutto. Su tutti gli interruttori, via. Vi dico, già così fa paura e anche molta.
Rimangono ancora alcuni dettagli come il supporto per l'acceleratore. E non poteva mancare il manico di scopa per montare la manopola dell'acceleratore. Che poi fisso e monto sopra il motore fuori bordo. Ritorno di corsa al lago dove ho trovato alcuni amici ad aiutarmi. Legata la batteria si porta il catamarano al varo e come un vero motore fuori bordo lo installo solo con tutto in acqua per evitare di rompere l'elica. Fantastico, dopo aver montato e risolto innumerevoli problemi, adesso è tutto pronto. Accensione quadro generale, apparentemente acceso, vediamo di partire. Il sistema non c'è dubbio che spinga ed è bello forte. Durante le prove ero appena al minimo con l'acceleratore per evitare di rompere tutto. Sono davanti io. Spinge. Spinge, spinge, come spinge. E funziona anche la retromarcia che non si sa mai. Aiuto, la situazione qui è drammatica. Mamma mia, non va più niente. Praticamente secondo me è caduta la catena perché se io accelero non ho spinta da dietro, sento comunque che la catena gira, l'elica sotto c'è, però non spinge niente, mannaggia. Catena sicuramente caduta, sono qua in mezzo al lago, tosta tornare indietro adesso. Che situazione, l'ho dovuto rimorchiare. Mamma mia, gran fatica, sono riuscito ad arrivare a riva, mamma mia, che sfaticata, comunque ce l'abbiamo fatta, riportato almeno l'imbarcazione a riva. Come sempre il problema è la meccanica. Il problema si vedeva da subito, come sempre la trasmissione a catena qualche magagna là e infatti si è staccata la catena, vedete? Gira la catena ma non gira l'elica. L'elica praticamente è ferma, la posso tenere con la mano. Questo è un gran problema. La catena per rimontarla richiede di smontare tutto il pignone e per finire in bellezza, rifissato il pignone, riparto per altre prove. Rientrato alla base ho analizzato un po' la questione catena lasca che come vedete è completamente molla. In realtà il problema però è dovuto a questo elemento stampato in 3D in ABS che come vedete si è rotto. E all'interno di questo ci sono i cuscinetti che tengono l'alberino dell'elica e purtroppo, soprattutto vista le forze anche in gioco estremamente veramente molto forti, ha ceduto e di conseguenza la catena ha preso ancora più gioco. Quindi potenzialmente il sistema catena potrebbe funzionare, bisogna però riprogettare questo elemento in modo tale che sia più robusto. Insomma, pro e contro di questo sistema. Trasmissione a catena da rivedere, sarebbe molto meglio usare una coppia conica e montare il motore in verticale. Mi richiede però non pochi strumenti meccanici che non ho. Però è super comodo un motore fuori bordo, veramente molto manovrabile. Ma le prove non finiscono qui perché sto sperimentando un nuovo sistema simile ad un hovercraft con elica aerea. Naturalmente di riciclo anche queste. Giusto un piccolo anticipo, grazie al Bluetti faccio da zavorra e alimento il mio banco Variac tramite l'uscita 230 volt dall'inverter. Qualcosa diciamo che riesce anche a muovere e non mi resta che provarlo al lago appena possibile. Porca miseria, la situazione meteo qui non è delle migliori, ci sono fuori 13 gradi e mi sa che dovrò rimandare gli esperimenti con il ventolone, sperando che faccia qualche giornata di bel tempo e di sole caldo. Un grazie speciale va a chi crede in questo canale e in questa attività. Trovate diversi link utili in descrizione, tramite i quali è possibile sostenere il canale e acquistare i prodotti mostrati nel video, come il materiale RS Pro e la Power Station Bluetti. Naturalmente vi invito anche a lasciare un bel like ed un commento qui sotto, iscrivervi al canale T-Lab se non lo avete già fatto e passare dalle pagine social come Patreon, Telegram, Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati sulle attività che svolgo nel mio piccolo laboratorio. E intanto un saluto, ciao!